Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Chiede di essere pagata per il suo lavoro, ma viene presa con schiaffi e con calci e riprende in diretta tutta la scena con il suo cellulare, è accaduto a una ragazza di 25 anni, originaria della Nigeria, in uno stabilimento balneare a Soverato, nota località turistica in provincia di Catanzaro. La vicenda è stata resa nota e rilanciata sui social dal gruppo Il Pagamento? Poi vediamo Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria, che ha ripreso il video della giovane, video diventato nel frattempo virale. I carabinieri della compagnia di Soverato hanno avviato accertamenti dopo che la giovane si è recata ieri in caserma e ha riferito di essere stata aggredita fisicamente dal gestore di un lido dopo aver chiesto di essere retribuita per le ore di lavoro effettuate come lavapiatti. Anche il gestore dell'esercizio si è recato dai carabinieri per fornire la propria versione dei fatti. Appunto nel video si sente la giovane chiedere dove sono i miei soldi? E ricevere come risposta, non ti preoccupare, ci sono gli avvocati e adesso arrivano i carabinieri, qui è casa mia, poi seguono fasi concitate con la nigeriana che viene colpita e spintonata. Seguono fasi concitate e grida da parte della donna. La vicenda ha suscitato la ferma condanna della segreteria regionale della Filcams CGL Calabria, che sta organizzando per oggi pomeriggio a Soverato un flash mob. Quello che a noi pare chiaro, sostiene la Filcams CGL, è che questo episodio, che purtroppo episodio non è visto di regulation diffusa nel settore turistico, è frutto di una cultura del disprezzo di ciò che è pubblico, delle leggi e dei contratti di lavoro. Questa situazione ha dei responsabili, naturalmente, poiché nonostante le denunce chi deve occuparsi di far rispettare le regole, si gira sempre da qualche altra parte. È indecente vivere in un paese dove chi lavora subisce ancora certi trattamenti. La Calabria ed il turismo non decolleranno mai se la sua economia continuerà ad essere fondata sul lavoro nero, su imprenditori casalinghi che non pagano le tasse e non rispettano i contratti di lavoro. La Filcams CGL Calabria, conclude l'organizzazione sindacale, sta cercando di contattare questa lavoratrice, alla quale va la nostra totale solidarietà, per chiederle il mandato a rappresentarla ed assisterla in tutte le sedi per ottenere ciò che le spetta. A lei dovranno essere riconosciuti tutti i suoi diritti calpestati da gente che non merita di occupare un bene pubblico. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.